Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovissimo video. Oggi ho cambiato un po' la location, praticamente mi sono messo vicino alla finestra, quindi entra la luce naturale del sole e devo dire che non è per niente male come effetto. In genere faccio i video in studio con le softbox, luce non naturale quindi, e devo dire che questo effetto mi piace molto. Oggi sono qui per parlarvi di un accaduto che mi è successo non tanto tempo fa. Praticamente, come avrete letto dal titolo, ho perso il 50% delle visualizzazioni giornaliere. Come è stato possibile tutto questo? Praticamente, circa verso il 10 giugno, dal 10 al 12 giugno, credo, adesso ve lo dico con certezza, vediamo qui ho il grafico. Ok, ho verificato. Il 12 giugno, praticamente, Google ha pubblicato un aggiornamento di Google Search, quindi della ricerca, che va a modificare il posizionamento dei vari siti all'interno della ricerca di Google. Cosa è successo? Allora, vi faccio un esempio pratico. Se voi andate su Google a cercare come scaricare Office 2019, escono diversi risultati di ricerca e alcuni video, che naturalmente sono i video di YouTube, che escono però in anteprima anche sulla ricerca di Google. Fino al 12 giugno io avevo i miei video di YouTube in anteprima sulla prima pagina di ricerca di Google, per alcune parole chiavi. Come ad esempio per l'appunto il video di Office. Ho fatto un video un po' di tempo fa per come scaricare ed attivare Office 2016 e 2019 e praticamente ricercandoli su Google non escono più direttamente in prima pagina. Poiché Google, dopo aver pubblicato questo aggiornamento, ha deciso di, secondo alcuni criteri, modificare il posizionamento dei contenuti. E quindi i miei video, che fino a poco tempo fa erano in prima pagina su Google, sono stati spostati nelle pagine più remote e quindi meno visitate. Questo mi ha fatto perdere circa il 50% delle visite giornaliere. Quando è successo, pochi giorni dopo, sono andato a fare subito una ricerca online per capire cosa fosse successo. E all'inizio non trovavo quasi nulla. Dopo un po' di giorni ho trovato alcuni articoli che parlavano di questo aggiornamento. Non ho trovato molto online, vi devo dire la verità, ma ho trovato questi articoli che ne parlavano abbastanza bene. Ve li metterò comunque in descrizione, così se volete potete dargli uno sguardo anche voi. Ho letto che anche altri siti, alcuni dei quali anche molto autorevoli, hanno subito un netto calo delle visite giornaliere, a causa proprio di questo aggiornamento di Google. Per farvi anche vedere che non mi sto inventando nulla, vi faccio vedere direttamente il grafico delle analytics del mio canale. Vediamo se riesco a farvi vedere un qualcosa. Allora, praticamente questo qui è il grafico. Cosa è successo? Dal giorno 11 al giorno 12 c'è stato un picco delle visualizzazioni giornaliere. Praticamente tutto questo che vedete qui, questo grafico qui, fa parte dei giorni prima dell'aggiornamento e possiamo vedere che il grafico evidenzia delle visualizzazioni molto più alte. Dal giorno 12 possiamo vedere il picco e le visualizzazioni che ho ottenuto dopo l'aggiornamento. Potete capire benissimo che questa cosa non mi ha fatto assolutamente piacere, anzi, tutt'altro. Però ho cercato di prendere la cosa con filosofia. Nel senso, ho preso questa cosa come un incentivo per cercare di fare ancora meglio. E quello che posso fare è appunto portare più video con più costanza, più contenuti, cose differenti e magari anche cose interessanti per voi. In conclusione, però, quello che vi volevo dire è che se avete in mente di aprire un'attività online o avete già un'attività avviata, vi consiglio di diversificare i vostri business, ovvero non concentrarvi solamente sul vostro sito web o sul vostro canale YouTube, proprio perché se un giorno Google schiocca le dita e cambia, come è successo adesso, il posizionamento dei contenuti all'interno della ricerca, il vostro sito, che magari avete ottimizzato e avete portato in prima pagina con molta fatica, da un giorno all'altro si ritrova nelle pagine meno visitate. Ci tenevo a farvi presente di questa cosa, anche perché, primo, per informarvi di questa cosa, magari anche voi avete un'attività o un sito o qualcosa che magari vi è successo anche a voi, e anche perché, almeno se avete visto un calo delle mie visite sul mio canale, potete capire anche il perché. E poi anche un pochino come sfogo personale, come sfogo liberatorio per questa cosa che è successa. Comunque adesso non ho nessun problema, sto risollevando il tutto, anzi, sono molto felice di come stanno andando le cose in questo momento. Ok ragazzi, noi non so se questa sera riuscirò a caricare il video delle 20, ma come sempre ci vediamo domani alle 14. Un saluto ragazzi.